E salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come va ragazzi, come state? Mi auguro ovviamente che stiate bene, belli, bello. Dobbiamo parlare subito di una situazione, lo dico già adesso, molto 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 delicata perché qui c'è un problema molto 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 serio, vi dico la verità, per quanto riguarda la FIGC. Oh, siamo qua a parlare di FIGC come al solito. Allora, la FIGC è una bella organizzazione dei criminali, diciamo, che all'interno del nostro contesto, ovviamente, sociale va criticata. E perché va criticata? Anzi, va proprio distrutta, va proprio presa, va proprio attaccata. Perché io mi premuro, mi metto qui e l'attacco? Perché la FIGC è stata più volte contro di noi. Cioè, più volte, insomma, ha più volte attaccato la Juve, anche la scorsa stagione, quando la Juventus è stata accusata, vi ricorderete benissimo, insomma, di aver gestito questo sistema criminale totale del mercato. Allora il FIGC non ha fatto altro che attaccare la Juventus. E allora, siccome io sono uno di quelli che sono altruista, se tu mi dai uno schiaffo, io te ne do quattro. E quindi oggi ne voglio dare quattro alla FIGC, perché c'è una bella notizia che vi devo dire molto. No, no, molto particolare. Quindi, piano piano, sono il bene, ragazzi, andiamo a parlare di questa cosa. Che dovete fare? Tre cose molto semplici: l'iscrizione, solito like e solita campanellina delle notifiche per rimanere sempre aggiornati. Mi raccomando, è veramente molto importante, ragazzi. Se voi non attivate la campanellina, non vi arrivano le notifiche. Molto semplice. Quindi, se vi va, potete ovviamente anche fare, insomma, vedete questa cosa delle notifiche, quindi attivatele. Mi raccomando, basta attivare questa piccola campanella. E se vi va, potete ovviamente fare un'altra cosa. Io sono il bene, ragazzi. E quindi andare comunque a seguirmi sui social. Quindi, bene, 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 andate sui social e trovate questa cosa qua. Quindi, andate a seguirmi sui social. Allora, voi sapete bene che l'Italia, se non erro, correggetemi se sbaglio, ha ottenuto insieme alla Turchia ha ottenuto la possibilità di ospitare gli europei del 2032, giusto? Ora sono europei alla lunga, no? Perché voglio dire, sono europei molto lontani, voglio dire, però sono europei che purtroppo sono stati ottenuti tramite, diciamo, una posizione molto carina, che è quella supina, mediante quale tu, diciamo, mostri il sedere. E loro fanno quello che vogliono. Quella è la figura. Perché è chiaro che l'Italia non abbia ottenuto la location degli europei tramite dei valori o delle cose. Li abbia ottenute perché comunque abbiamo una FIGC che letteralmente si fa fare quello che vuole. E quindi questo è chiaro. Tuttavia, è normale come alcuni dirigenti di Lega negli ultimi giorni abbiano fatto notare una cosa. Sono intervenuti e hanno detto: guardate che noi abbiamo ottenuto, è vero, la candidatura, abbiamo vinto, abbiamo avuto la possibilità di prendere gli europei, però se per caso all'interno dell'Italia non ci saranno novità per quanto riguarda il contesto calcistico, l'Italia non potrà ospitare gli europei. Vuol dire che nonostante noi abbiamo ottenuto la candidatura, quindi abbiamo vinto la candidatura e quindi abbiamo, come posso dire, siamo riusciti a convincere la UEFA a darci questo europeo, noi potremmo non ospitarlo perché non abbiamo necessari valori a livello economico per poterli ospitare. Si parla di ristrutturazioni, lavori, situazioni relative, diciamo, alle spese che possono essere compiute e insomma, fatte comunque spese che devono essere comunque anche, insomma, ha una serie di discorsi economici che riguardano ovviamente tutti coloro che hanno a che fare con le funzioni relative agli impianti, alle strutture. Cioè, noi non abbiamo strutture adeguate per ospitare le nazionali di tutta Europa, tranne qualche piccola, qualche città tipo Torino, che ha delle strutture straordinarie, che la FIGC è l'unica città decente che c'è in Italia con delle strutture sportive ad alto livello, tipo abbiamo visto un impianto di gioco, abbiamo visto i centri di allenamento. Quindi l'unica città, guarda caso, l'unica squadra che guarda caso è a posto ed è in regola è la Juventus. E allora facciamo un discorso
molto semplice da questo punto di vista. Noi viviamo un periodo storico, purtroppo, ragazzi, molto delicato. Va bene? Noi non dobbiamo negare questa cosa. Va bene? Ci sono stati tanti, tanti episodi diversi a livello sociale che hanno portato a dei cambiamenti economici nella società in generale. Avete visto che sono tutti in crisi costantemente, ragazzi, il mondo è in crisi. Tutti i paesi del mondo sono in crisi, un po' in crisi. Poi c'è, giustamente dipende, no? Però l'Italia, per esempio, è molto in crisi, ok? Ora, considerando il fatto che per uscire da una crisi non è che ci esci così, eh? Non è che io esco dalla crisi, ecco, sono uscito dalla crisi. Ci vuole tempo. Come fai a pensare che entro il 2032 ci possano essere dei lavori sostanziali a tutte le città d'Italia che possano portare a delle modifiche degli impianti? Cioè, tu te rendi conto, faccio un esempio, mio padre ha lavorato anche all'Olimpico, all'impianto dell'Olimpico nel 90. Ricordatemi una cosa, vi faccio ricordare, vi dico una cosa molto semplice, vi racconto una cosa. Gli ultimi lavori di ristrutturazione in Italia degli impianti sportivi è datato 90. 90, stiamo a parlare di 33 anni fa. 33 anni fa, mondiali 1990, quando lo Stato italiano, all'epoca florido a livello economico, perché all'epoca sì, io non ero ancora nato, premessa, però mi raccontano tutti e leggo moltissimo sull'argomento che all'epoca in Italia si vivesse economicamente abbastanza bene. Poi correggetemi, qualcuno che ha vissuto in pieno quei tempi mi corregga, perché io giustamente, ripeto, non ero nato, però so dai racconti che in quel momento lì in Italia si vivesse abbastanza bene dal punto di vista di, cioè, si arrivava tranquillamente a fine mese, non c'erano tutti questi problemi che ci sono ora, che si sentono, che tu leggi la crisi, lo spread, euro, non c'era niente, l'euro ancora proprio non c'era proprio perché è entrato nel 2002, quindi era lontano, e quindi dobbiamo pensare che gli ultimi lavori di ristrutturazione sono stati fatti 33 anni fa. 33 anni fa. E ci hanno messo per farli, sono partiti agli inizi degli anni 80, quindi stiamo a parlare di 10 anni interi in un periodo storico in cui noi avevamo questi e avevamo la possibilità di aggiustare, mettere a posto. Mo' è vero che c'è tempo. Ma tu non hai la stessa situazione economica di prima. Niente. Allora, mio padre ha sempre lavorato per ditte che si occupavano di enormi lavori edili, di ristrutturazione, quindi ha sempre lavorato in quel settore lì, va bene? E ha partecipato ai lavori di ristrutturazione dello stadio, ai lavori di ristrutturazione dell'impianto dell'Olimpico nel 90. Quindi poco prima, qualche anno prima del 90. Lui mi racconta spesso questa cosa, mediante la quale l'Olimpico era a pezzi e la ditta per cui lavorava, che si occupava della ristrutturazione, ha dovuto fare un lavoro enorme, perché tu hai dovuto rifare l'Olimpico, praticamente l'hai dovuto rifare da capo. L'hai dovuto rifare da capo. Stiamo a parlare di 33 anni fa, a me racconta cose di 33 anni fa mio padre. E mi dice, noi abbiamo dovuto fare un lavorone enorme, perché l'Olimpico all'epoca stava proprio per terra, si era schiacciato. Abbiamo dovuto rifare un sacco di parti dello stadio. Capite ragazzi? Quindi, dicevo, ha dovuto rifare un sacco di lavori di ristrutturazione dell'impianto. Ed erano lavori pesanti, però all'epoca, vedi, avevano i fondi. Avevano i fondi. Si lavorava dal punto di vista edile con delle grandi aziende, delle grandi compagnie enormi che monopolizzavano l'Italia all'epoca. Non faccio nomi perché non si possono fare nomi in questo momento, tanto sanno tutti, insomma, la maggior parte sa a chi mi riferisco. Però ti voglio dire, all'epoca c'era un bel po' di denaro in più che ora non c'è.
È normale che... Non so cosa dire da questo punto di vista. Allora, che figura ci fai tu, FIGC, quando dovrai dire alla UEFA, no, noi non siamo pronti per ospitare gli europei. Non siamo pronti per ospitare gli europei. Ennesima figura. Ennesima figura. Perché questo è, perché non è che dobbiamo andare a chissà che pensare che cosa. Questo è, ragazzi. Perché si devono fare queste figure? Per quale motivo si devono fare queste figure? Siamo sempre lì. Se sai di non poter avere la possibilità, stai fermo. Stai fermo. Io mi vergogno veramente di tutta questa robaccia, mi vergogno veramente. Mi vergogno. Perché non c'è una c'è una logica dietro, capite qual è il discorso? Non c'è una logica. Più mi metto a pensare a quello che state facendo e più non capisco quello che fanno, sinceramente, perché trovo che sia totalmente illogico. Cioè, non è normale, capisci? Non è proprio normale, sotto tutti i punti di vista. Quindi, allora, voglio essere sincero, va bene, ragazzi? Non credo che ci sia logica in tutto quello che fanno. Perché non credo che ci sia neanche la voglia di andare a migliorare, sinceramente. Quindi... Fatemi sapere un pochino voi cosa ne pensate, perché io c'ho veramente un dubbio enorme sulla FIGC e su quello che loro stanno facendo. Quindi non so che cosa vi devo dire davvero, io sono veramente in enorme difficoltà sotto tutti i punti di vista. No, sono molto arrabbiato, sinceramente parlando. Sono molto arrabbiato. Fatemi sapere. Fatemi sapere.